Ci proseguono qui in Via Finlandia i lavori per la realizzazione del centro Alzheimer. Sì, proseguono antecedermente e da quello che ci hanno detto i tecnici, attorno alla fine di giugno dovrebbero essere terminati. Fine giugno, metà luglio. È una ulteriore iniziativa e appalto fatto da questa amministrazione. Devo dire che sono orgogliosissimo di quello che è stato fatto nei confronti dei più fragili. I dati credo siano tutti riscontrabili e mi faccia poi ricordare per l'ennesima volta la figura di Cassimo Rosetti, del fatto che questo centro l'ho voluto io e lui mi ha seguito nel fare la donazione. E tra l'altro una parte del centro verrà completata con il lascito che lui ci ha lasciato ultimamente. Dunque, mi pare che andrebbe come sempre sottolineato questo aspetto perché poi molti si dimenticano di Sono questo. lavori pubblici, sono tanti i cantieri aperti in città per realizzare altrettante opere. Sì, io la ringrazio della domanda perché in effetti ci stiamo focalizzando su una parte ristrettissima dei lavori. Che la città si sta focalizzando su una parte di ristrettissimi lavori, se ne stanno facendo tanti, come avrà potuto notare l'ex ospedale di Viale della Vittoria di fatto è quasi stato completamente abbattuto, Corso Matteotti è in fase di realizzazione della pavimentazione, è partita la realizzazione della scuola Lorenzini, partirà fra circa un mese tutto il rifacimento dell'illuminazione pubblica cittadina, stiamo facendo realizzando la seconda rotatoria in via Ancona, che è stata purtroppo ha visto degli incidenti anche mortali in quella zona. Stiamo completando diverse asfaltature, inizieremo adesso diverse asfaltature sia di marciapiedi che di strade. Insomma, io credo che oggettivamente se oggi si gira in questa città i cantieri aperti che ci sono aperti dall'amministrazione pubblica, dal comune. Si è un po' invertito quello che era un thread di tanti anni fa dove c'erano i privati che facevano gli appalti e il pubblico era un po' indietro. Mi pare che anche qui, credo di dire cose oggettive, oggi c'è un'inversione di tendenza chiarissima da questo punto di vista e ci fa particolarmente piacere A ovviamente. proposito dei lavori, ne ricordavamo poco fa la casa di riposo. La casa di riposo è uno degli obiettivi di questo fine mandato, far partire l'appalto. È un appalto anche quello molto importante di oltre 6 milioni di euro. Va a sanare una situazione che viene da lontanissimo, che sanerà, come dicevo, l'agibilità di quella struttura e darà la possibilità, tra l'altro fondamentale, di poter ospitare più persone e in particolare i malati cronici perché si farà anche una RSA. Dunque, anche quello è un obiettivo straordinario, ci vorranno anni per terminarlo, però abbiamo trovato le risorse, adesso dovremo approvare il progetto e poi terminare il percorso burocratico per avviare i lavori. Ecco.